e parte la Nigeria con Okocha. Gioco spostato nella zona di Finidi. Non filtra il lancio del centrocampista dell'Ajax. Guizzo di Finidi. Affonda l'ala, parte subito il cross verso Iechini. Affonda Finidi. Parte il cross in uscita, senza problemi Guemene. Sensoye. Il numero 13 Siasia, 14 Amokachi, 15 Olise. Buon pallone intanto proprio per Siasia. C'è stata una deviazione, palla in calcio d'angolo. L'apertura di Olise. Avanza a sostegno Sensoye. Si mette in luce Amokachi. Apertura per Finidi. Il cross della tornante dell'Ajax, panico nella difesa della Costa d'Avorio, ma sposta il gioco nella zona di Finidi. Sempre elegante nei movimenti la tornante dell'Ajax. Combina con Siasia, non si chiude il triangolo. L'apertura in profondità per l'inserimento di Finidi, la posizione regolare a vuoto, il portiere anticipato Amokachi, che nella Coppa d'Africa in due edizioni già a quota 12 Iechini. Per lui realizzò nelle edizioni della 68 e del 70, il giocatore in questione si chiama Loran, edizione 1994 della Coppa d'Africa a Tunisi. E ora vedremo quale sarà la reazione della Norvegia. Certo, ci sono 70 minuti a disposizione, azione molto elaborata dei nigeriani. Si rinchiude in difesa la Costa d'Avorio, filtra il pallone di Finidi al centro verso Iechini, superiori magari a questo Amunike che vediamo in panchina, ma Ipeba peraltro non è un gran momento di forma e De Koku non piace molto a Westerhoff. Inserimento di Finidi, torniato subito da un nucleo di difensori avversari, Ali Guamene. Apertura di Olise, da solito Finidi sulla destra, riprese con Sie. Ho visto Kasperczak dare istruzioni ai suoi giocatori. Gioco spostato sulla destra, raccoglie Finidi, si accentra, palla sempre sul piede destro, in profondità lo scatto di Siasia, anticipa il portiere. È stato bravissimo Siasia a mettere al centro Olise con un lancio calibrato al fondo di Finidi, al centro Iechini, Finidi in area di rigore, Iechini il tiro da rete, il 2-2 della Nigeria. Ha segnato Rashid Iechini, che così si porta da solo al comando della classifica cannonieri con 5 gol e un solo gol dal record assoluto di Laurent Pokou. Grande merito comunque va a Finidi, autore di questa irresistibile percussione sulla destra. Pallone che non poteva certo sciupare Rashid Iechini. Siamo sul 2-2 quando scocca il 41esimo minuto del corso del primo tempo. Inquadrati i festanti tifosi della Nigeria. Certo, quando spinge sull'acceleratore la Nigeria sono dolori per la difesa della Costa d'Avorio. Siasia tornato in posizione centrale, la larga per Finidi, in profondità è scattato Amokachi. Siasia sul pallone, dopo aver sbagliato il controllo recupera con la collaborazione di Olise. Finidi, ricevuto da Sensoye, che inizia in questo momento. Non sono state annunciate sostituzioni nel corso dell'intervallo, vi ricordo dunque le formazioni che sono in campo. Controllo di Iechini, apertura tentata verso Finidi, colpo di testa della tornante. Siasia, Finidi per l'esecuzione del calcio di punizione, pronto Amani, cross al centro verso Sien, riparte la Nigeria, apertura proprio verso Finidi, servito Amokachi, apertura subito per Iechini, pallone che diventa buono per Finidi. L'ottimo intervento in chiusura da parte di Dao, che dovrebbe però aver commesso fallo in gioco pericoloso ai danni di Finidi. Un soprannome possente, lo definirei tale, Les Elephants de Côte d'Ivoire, gli elefanti della Costa d'Avorio. Il numero 5 Okechukwu, ed ora il contropiede della Nigeria, pallone per Finidi. Va in dribbling su Sie. Buon pallone per Finidi. Cambia gioco nella zona di Iechini, che si è allargato sulla sinistra, al centro si è portato a Amokachi. Fondo Iechini, tocco di esterno, Finidi. Ancora Finidi in possesso di palla, cerca lo scambio con Okocha, Finidi in area di rigore davanti al portiere, e il cross intercettato, mischia e si salva in qualche modo la difesa della Costa d'Avorio. Una nuova iniziativa di Finidi,
Splendido il passaggio di ritorno di Okocha. Finidi mette al centro, Arpione, il pallone provvidenzialmente Fayet. Qui Finidi poteva anche andare alla conclusione, cercato un cross al centro, è arrivato in ritardo Mokashi. Protesta di Okafor. Buon pallone per Mokashi. Ancora Finidi, protagonista sulla fascia destra. Parte il suo cross, il colpo di testa di Abu che mette fuori. Recuperato Fayet. Verticalizza su Sie. Con tranquillità Finidi va ad effettuare il disimpegno. Fermato Sie, può ripartire la Nigeria con Finidi. Quando va in contropiede sono sempre problemi per la Costa d'Avorio, che è favorevole a Maghi. Il tiro respinto, può ripartire la Nigeria con Iechini. Combina con Amokachi, apertura per Finidi, allunga la falcata Finidi, diventa irresistibile in questa azione Finidi, che viene rincorso da Sie, il traversone sul quale esce prontamente il portiere Guamenè. L'osserva Finidi, effettua il cross, non esce Guamenè, aggancia il pallone Iechini, il tiro e la prodezza del portiere della Costa d'Avorio, che aveva sbagliato nell'uscita a tirare di controbalzo, ma altrettanto bravo è Guamenè a chiudere lo specchio della porta. Anticipato Amokachi che poi recupera in verticale il pallone, interessante per Finidi. Fonda il tornante dell'Ajax, sposta il gioco verso Iechini, subisce il recupero di Abu, mette il pallone al centro, scatta Finidi, posizione regolare. Finidi sul pallone in area di rigore davanti al portiere, ma in posizione defilata al centro, la deviazione di Amokachi, il pallone toccato che termina sul fondo. C'è stato un intervento di un difensore della Costa d'Avorio, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo. C'era sì Finidi sulla conclusione di Amokachi in posizione regolare, ma sull'attacco di Ouattara subito il rilancio verso Finidi che di testa prolunga, colpo di testa di Guell. Un fallo commesso ai danni di Finidi, calcio di punizione per la Nigeria. Si allarga sì, ma l'ottimo intervento in chiusura da parte di Ugbade. Lancio in profondità per Amokachi, un po' scoperta la difesa della Costa d'Avorio, al centro si porta Iechini, il pallone è intercettato provvidenzialmente e il direttore di gara dice che basta così, si va ai calci di rigore. Finidi sul dischetto, uno specialista, giocatore di grande classe. Parte Finidi, il tiro ed è rete, esecuzione impeccabile da parte del giocatore nigeriano. Siamo ora sul 3-2, adesso ci sarà il calcio di rigore a favore della Costa d'Avorio. Si muove con ampio anticipo Guamenè, ma Finidi lo spiazza completamente. Iechini, il tiro ed è rete, Nigeria in finale. Gol di Rashid Iechini, e forse è giusto così, anche se onore la Costa d'Avorio.